Ciao a tutti, sono Simone e benvenuti in un nuovo episodio di Esperimenti in Garage. Oggi ce la stiamo dormendo alla grande, vero Nala? In questo video vi voglio far vedere tutte le cose, tutti gli accessori che ho stampato con la stampante 3D e che troviamo qui in casa. La stampante 3D è questa qui nell'angolo della scrivania, nascosta dietro l'ultimo monitor. Tra l'altro sto montando il video di un matrimonio ed uscirà il backstage anche sul canale di Esperimenti in Garage. Come dicevo, la stampante è una Tronxy X8, molto vecchia, mi è arrivata che l'ho dovuta assemblare io, però fa il suo lavoro, non ha una precisione estrema, molte cose vanno leggermente fuori tolleranza, ma per quello che devo fare mi trovo più che bene. Ce l'ho ormai da diversi anni e ci ho stampato veramente pochissime cose di design. Una, forse l'unica, è il mio faccione in 3D. Ci assomigliamo? Perché per il resto tutte le cose che ho stampato sono essenzialmente o supporti o accessori o comunque cose funzionali, utili. Partiamo subito a vederle, perché tra casa e garage ce ne sono veramente tante. La prima è questa qui, sotto il computer. Andiamo in missione. Dato che, come sapete, questa scrivania l'ho realizzata io, tutti i pezzi sono su misura. Ho utilizzato ovviamente tanto legno, ma c'è questo pezzettino stampato in 3D su cui sono incastrate due porte USB. In una c'è il cavo per caricare l'iPhone e nell'altra è collegata la tastiera. Nala! Ora ci muoviamo in un'altra stanza con due supporti stampati in 3D ed è ovviamente il bagno. La prima cosa che ho stampato in 3D è la base per il portatestine dello spazzolino elettrico. Infatti abbiamo cambiato spazzolino elettrico e la nuova base di ricarica non ha il portatestine e quindi dove le mettevamo? Nel blocco trasparente, in questo pezzo di plastica che era dello spazzolino vecchio, che però a questo punto era volante perché la base di ricarica l'abbiamo buttata via e quindi ci ho stampato un pezzo su misura in cui incastrarlo. Altra cosa, dentro la doccia ho stampato il porta doccino, perché abbiamo i doccini qui sul muro, di là c'è un altro simmetrico, però non abbiamo un punto in cui fissarli dall'alto e quindi questo punto l'ho creato. Top! Ora passiamo alla sezione foto, video e luci, perché ho stampato veramente tante cose. Una di queste è il supporto stesso da cui vi sto riprendendo. Infatti, questo cage per la GoPro è stampato in 3D. Voi direte, ma non hai già abbastanza cage per la GoPro? Sì, ma questo è come lo volevo io, perché ha tutti gli slot per poter mettere i cavi, togliere l'SD, rimuovere la batteria senza dover togliere la GoPro dal cage stesso. Ho stampato in 3D anche questa basetta a croce. L'obiettivo, l'idea, è quella di avvitarla, ad esempio, allo zaino, in modo da poter tenere la GoPro fuori dallo zaino che inquadra me stesso mentre cammino, mentre sono in giro. Devo ancora capire come fissarla, però è un work in progress. Ora rimetto la GoPro qui dentro. Quindi dicevamo, foto e video, ho stampato in 3D. Il supporto per questa batteria è un supporto a coda di rondine che si infila perfettamente nella coda di rondine del blocchetto del cavalletto. Quindi infilo la batteria in questo modo. È molto, forse anche troppo, solida. Ho stampato in 3D anche un altro minuscolo pezzo, che è questo pezzo nero sull'SSD, che praticamente da un lato si incastra nella staffa dello schermo e dall'altra ha la possibilità di incastrare il microfono wireless. E questi accessori comunque in una forma o nell'altra si trovano online, della Small Rig ad esempio, è una marca che fa tanti accessori per riggare appunto le telecamere, però costano. Altro elemento stampato in 3D è sul paraluce ed è questo supporto della GoPro che ho attaccato col biadesivo sul paraluce in modo da poter filmare me stesso mettendo la GoPro davanti alla telecamera. Parlavamo anche delle luci, quindi vado ad aprirvi il cassetto delle luci e qui abbiamo delle luci intere stampate in 3D. Luce bianca grande, luce rossa grande, luce bianca piccola sono accomunate di avere questo incastro a coda di rondine che si aggancia alla basetta del cavalletto. Basetta che rimane o sotto la Blackmagic o sotto la Reflex. In questo modo posso andare a scambiare gli accessori. Può esserci una batteria, può esserci una luce o posso ovviamente usare la basetta per mettere la telecamera sul cavalletto. E non è finita, perché ho stampato anche gli accessori degli accessori. Ad esempio queste doppie code di rondine si incastrano nelle luci così, in modo da fornire un'altra coda di rondine per mettere la luce nel cavalletto. Anche queste proprio
su misura. Oppure questa filettatura da cavalletto con due blocchi stampati in 3D, se ad esempio voglio fissare una luce di quelle compere che hanno la filettatura femmina sotto la macchina fotografica che ha sempre la filettatura femmina da cavalletto. Quindi posso usare un blocco di questo tipo. Poi non mi ricordo se ho altra roba nei cassetti. Qui no. E qui mi pare nemmeno. E ora siamo in garage perché anche qui abbiamo tante cose stampate in 3D. Partiamo dai reflex delle casse che ho costruito, che sono questi 8 tubi bianchi e rossi, stampati in 3D. Poi abbiamo il supportino di questo microfono, stampato anch'esso in 3D. Ma voi direte, il microfono non viene venduto con il supporto già incluso per fissarlo all'asta? Sì, ma quel supporto era molto molto debole, si è rotto dopo poco. Ma anche prima che si rompesse era così debole che il microfono girava da solo, mettendo i cavi si ruotava, non mi dava sicurezza, quindi a un certo punto si è rotto e l'ho sostituito con questo pezzo stampato in 3D. Poi cos'altro abbiamo? Ah sì, dentro questo estintore si nasconde una sorpresona. Ebbene sì, ci sono due casse con un piccolo ampli e tutta questa calotta è stampata in 3D. Questo è il progetto di cui vado più fiero. Mi rendo conto che la maggior parte delle cose le ho stampate per accessori audio, video, fotografia, insomma. Infatti anche questo stabilizzatore ha due elementi, due piccoli supportini stampati in 3D su cui ci ho posizionato un elastico in modo da tenere la telecamera che punti sempre nella direzione in cui voglio io. È vero che sarebbe una modifica non necessaria perché questo accessorio non dovrebbe avere questo elemento, però io mi sono trovato meglio così per quel poco che l'ho utilizzato, dopo sono passato allo stabilizzatore elettronico, al gimbal, però anche questo è tornato utile. Rovistando tra le cose in armadio ho trovato anche questi stampati in 3D. In origine erano due microfoni wireless che però facevano veramente schifo, un sacco di rumore, quindi li ho trasformati in modo da poterci collegare una sorgente, un ingresso audio, quindi invece di trasmettere in wireless il suono di un microfono da una capsula, ci si collegano due canali audio e in questo modo lo trasmettono wireless sempre al ricevitore. Dandogli un segnale di linea, quindi più alto, devo amplificare meno, c'è meno rumore e quindi hanno una seconda vita questi microfoni che all'inizio facevano veramente, veramente pena. Nuova vita e nuovo corpo stampato in 3D. E si possono anche attaccare. E tra l'altro mi è venuto in mente adesso che le cose di sopra in casa non sono finite, quindi torniamo di sopra a finire il video. Di nuovo in casa perché anche queste cuffie le ho stampate in 3D. Non completamente, a onor del vero, l'archetto è originale, anche l'esterno dei padiglioni è originale, ma la parte morbida è su misura sulle mie orecchie e l'interno che collega la parte morbida nuova all'esterno dei padiglioni è tutto stampato in 3D. Ritorniamo nel settore video. Questo è il gimbal per la videocamera e anche lui ha un supporto qui sul manico per installare i vari accessori, tra cui ad esempio la batteria e il monitor. Senza la stampante 3D una roba del genere non avrei mai potuto farla. E infine, ultimissime cose, ma non meno importanti, sempre stampate in 3D, questo supporto per inserire dei filtri con un paraluce sulla videocamera e poi questi anelli per avere il follow focus anche su questi obiettivi fotografici, dato che essendo fotografici non hanno questa dentatura che invece è presente sullo stabilizzatore per mettere a fuoco tramite la sua manopolina. E invece no, c'è un'ultimissimissimissima cosa, vedete questa batteria? Ha dei pomelli super scomodissimi da avvitare, non avevo quella chiave, una chiave quadrata, e quindi l'ho stampata in 3D. E in questo modo posso mettere qui questa chiave e svitare e avvitare. Potevo farlo anche un po' più grande, che questo mi trancia le dita. Ma senza, era sicuramente peggio. Bene, anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo, come sempre, al prossimo episodio di Esperimenti in Garage. Ciao ciao!